facciamo la prima presentazione e vi chiamo. Chiamo prima te, poi Vittorio e Paolo. Tu vuoi stare in piedi, vuoi sera, come stai? Grazie. Buonasera. Tutto bene? Bene. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Casa Anteo. Per noi un appuntamento particolarmente piacevole perché parleremo di cinema e lo faremo attraverso il lavoro di una delle persone più autorevoli del panorama italiano, autorevoli e temute anche, aggiungo, e che giunge quest'anno a un'edizione importante come possiamo leggere l'edizione del trentennale del famoso dizionario Il Mereghetti. Sono con noi Geppi Cucciari, conduttrice, comica, prego Geppi, televisiva, radiofonica, Vittorio Lingiardi, psichiatra, autore di numerosissimi libri, tra cui Al cinema con lo psicanalista, e l'unico e solo Paolo Mereghetti. Grazie. Buonasera, che entusiasmo. Buonasera, benvenuti a tutti. Non so che vita abbiate, cosa vi conduce qua, se è l'amicizia, l'amore, l'affetto per uno di questi due uomini che ho alla mia destra e sinistra, sembro Pinocchio in mezzo ai carabinieri. Siamo qua con un uomo che mi facevano notare, lo chiamano il Mereghetti. Di solito quando è per cognome o sei un pregiudicato o sei un genio. Quindi oggi ci leveremo qualche dubbio su perché tu ti sia, diciamo, affibbiato questo auto, affibbiato, no, te l'hanno donato? Chi ha scelto di chiamarti il Mereghetti come un sostantivo qualsiasi? È stato, come dire, l'usanza, nel senso che all'inizio si chiamava il dizionario dei film a cura di Paolo Mereghetti e la gente diceva passami il Mereghetti, alla terza edizione mi sembra è diventato Vox Populi e quindi Vox Dei. Abbiamo qua accanto anche il Lingiardi che da oggi lo chiamiamo così per coerenza, due uomini con due mestieri diversi, una passione comune, il cinema, un giornalista e uno psichiatra, che bisognerebbe sempre andare in giro con uno psichiatra vicino che aiuta, sostiene e ti dà modo anche di rispondere a tante domande che vengono da dentro. Chiedo prima a te qual è il tuo rapporto da non solo da psichiatra, ma innanzitutto da spettatore con il cinema. Ma credevo mi chiedessi il mio rapporto con il Mereghetti, quello lo dico dopo. Quello lo lascio alla fine. Lo lasciamo alla fine. Il mio rapporto con il cinema è un rapporto amatoriale e completamente non professionale, diciamo, e non da professionista. Però è un amore infantile, è un amore che è nato da piccolino, probabilmente anche trasmesso dalla mia famiglia. Quando ho iniziato a insegnare, ho usato spesso il cinema per far capire delle cose ai miei studenti. Gli dicevo sempre che alla Salpêtrière i neurologi e gli psichiatri portavano i pazienti in carne ed ossa a esibirsi e a mostrare le loro caratteristiche. Ovviamente per motivi deontologici questo non si può più fare e forse i personaggi, i caratteri, le storie del cinema aiutano anche a alcune comprensioni psichiche e quantomeno aiutano a entrare in relazione con i fatti della vita, le storie, le narrazioni, siccome insomma il mio mestiere è fatto di narrazioni, anche quelle del cinema vanno benissimo. E quindi quando devo fargli vedere, per esempio, com'è una personalità narcisistica, gli proietto Blue Jasmine o gli proietto Citizen Kane.
E abbiamo nella mia stanza in università una cosa che si chiama psicopatoteca, dove abbiamo tantissimi film, mi guarda terrorizzato. Io voglio una psicopatoteca subito a casa mia. Certo, ognuno deve avere la psicopatoteca. Il problema che ha sa quale film vedere, è curativo o esplorativa questa visione secondo lei? No, secondo me è esplorativa, e come tutte le cose che ti toccano e ti raccontano una storia e anche però ti consentono una distanza, non hai una persona in carne ed ossa con tutte le implicazioni del caso, hai una storia che inizia, finisce, è contenuta in un tempo, in uno spazio, è presentata e raccontata da me, è seguita da riflessioni, credo che sia anche curativa, perché le identificazioni con la complessità delle vite è anche curativa. Adesso sono contestuali i cinema e psicoanalisi, più o meno nascono nello stesso periodo. Anni, assolutamente, e Freud era incuriosito dal cinema, non aveva capito benissimo che cosa sarebbe successo poi con tutto lo sviluppo di questa nuova arte, però attorno a lui, insomma, a Vienna in quegli anni, tanto per fare un nome, Schnitzler era uno che era chiamato anche a occuparsi di copioni, di sceneggiature. Chiesero anche a Freud di fare da consulente, lui si rifiutò sempre. Rifiutato, perché sì. Secondo lei? Perché secondo me voleva mantenere una distanza da qualche cosa che sentiva forse in quel momento sporcare un po' la sua disciplina, che doveva invece arrivare come da un pulpito più scientifico, era già molto screditata, era già molto attaccata, e quindi voleva preservarla, diciamo, da un eccesso di confidenza, forse. Allora, questo è il suo rapporto col cinema, il suo rapporto con il Mereghetti? Beh, il mio rapporto con il Mereghetti è un rapporto un po' feticistico, perché è un oggetto, glielo dicevo prima, cioè questa cosa qua potrebbe stare al MoMA. E questo è anche un merito, secondo me, di chi ha pensato l'oggetto. Poi Paolo e la sua squadra è stato bravissimo a mettere dei contenuti fondamentali, intanto proponendo un tipo di recensione che è una scheda, ma è una recensione. Quindi non è un oggetto puramente enciclopedico, non è un Wikipedia del cinema. È il sapere, l'esperienza, l'intelligenza di un critico, messa però al servizio di qualcuno, di un lettore, più che di un consultatore o di una consultatrice che si affeziona. E sono consentite delle scoperte, dei viaggi all'interno del Mereghetti molto, molto importanti, molto interessanti. Sono andato a rileggermi le due recensioni del Conformista, quella dell'edizione precedente che ha 3 stelle e quella dell'edizione attuale che ne ha 4. Poi spero che Paolo ci spieghi questi criteri di rivalutazione o di devalutazione dello stesso film. E subito dopo mi sono trovato davanti un film a cui lui dà 3,5 stelle che non avevo mai sentito, è un film di Benvenuti, Confortorio. Chi l'ha visto? Che credo in 3 o 4 abbiano visto. E sono qua tutti quanti, tu e loro due. No, io non l'ho visto. No. Però capisci che quando vedi un 3,5 del Mereghetti e un film di cui non hai mai sentito parlare, inizia a scattare anche una ricerca, per cui insomma è una caccia al tesoro. E poi devo dire la verità, il mio rapporto con questo oggetto è anche il piacere di una soddisfazione un po' ossessiva, perché naturalmente le catalogazioni hanno sempre una componente un po' ossessiva, però anche il divertimento. Di solito l'ossessività è ripetitiva e compulsiva, non è divertente, è precisa, è coscienziosa, ma non è divertente. Invece stacchi il registro della lista, dell'elenco, anche dell'essere metodico, dell'essere preciso, poi appunto c'è un volume alfabetico e un volume invece di registi, attori, titoli, insomma è un oggetto completissimo, però poi anche la sua scrittura e il suo sguardo è molto divertente, è molto coinvolgente. La cosa bella è proprio che è un critico, il Mereghetti è un critico antinarcisistico, secondo me, pur essendo estremamente
personale, è inconfondibile, capisci benissimo le simpatie, le antipatie, però lascia sempre uno spazio per farti, c'è sempre una domanda nelle sue schede implicita, e tu cosa ne pensi? E a te è piaciuto? Quindi c'è un dialogo, sembra impossibile, qui ho preso dei numeri, in 35.000 schede, questa è la 14ª edizione, è un dialogo che attraversa il tempo e che ti fa crescere come persona che ama il cinema, come lettore e come anche, diciamo, fruitore di un oggetto che è anche un oggetto sociale, perché io spesso guardo i film con qualcuno, no? A casa, e c'è sempre qualcuno che prima o dopo dice: vediamo un attimo cosa dice il Mereghetti, e poi c'è la classica lite, ma lo vediamo prima del film o lo vediamo dopo il film? Cosa dice il Mereghetti? Fatto sta che la serata... Di solito cosa si sceglie? Dopo. Di fare? Io dopo. Sono per il dopo. Per non avere pregiudizi nell'approccio alla visione? Ma forse anche per godermelo di più dopo che ho visto... Perché ti quello fidi molto di quest'uomo. Molto. Mi fido molto. Diciamo, è ritata. Infatti Paolo dice che a 30 anni dalla prima uscita questo dizionario non è solo cresciuto nel peso, consistente, ve lo garantisco, ma anche cambiato in qualche modo la sua anima, o meglio l'ha allargata. Sì, perché all'inizio, 30 anni fa, l'idea era quella di fare un dizionario agevole che aiutasse, diciamo, la persona che a casa era bombardata dall'esplosione delle televisioni private. La prima uscita è stata nel 93, quindi in piena trionfo di televisioni private, che cosa facevano? Riempivano il palinsesto con film, e meno i film costavano più si vedevano, quindi più i film erano brutti mediamente più si vedevano. E allora l'idea era quella: perché non facciamo un manuale sulla falsariga di quelli che c'erano all'estero, per aiutare lo spettatore a dire: ma stasera vale la pena che perda 2 ore della mia vita per vedere quel gran pezzo dell'Ubalda? E uno dice: ah, forse come sì, si forse no. Secondo lei? Mica tanto. Però, ma poi invece pian piano ha avuto successo, abbiamo cominciato a, come dire, a crescere, perché uscivano dei nuovi film, perché si ingrandiva, ma soprattutto, come dire, è stata la curiosità che ha guidato un po' la fattura di questo dizionario, cercando di ogni volta di soddisfare delle domande che venivano spontanee. C'è un grandissimo film di Mizoguchi, ma poi Mizoguchi cosa ha fatto d'altro? In italiano conosciamo Gli amanti crocifissi, i racconti della pallida luna d'agosto, e poi ne ha fatti degli altri. Se qualcuno non sa di cosa quest'uomo stia parlando, sappiate che è normale, perché secondo me molte persone... andrà anche soltanto leggendo la tua introduzione avranno una, ecco, questo libro ti fa venire voglia di sapere cose che non sai, perché ci sono un sacco di registi, ma ce lo sapremo, lo sai, mai sentiti, no, adesso. Però cioè questo incuriosisce. Sì, infatti io spero che sia proprio questa la vera ragione di questo dizionario, la ragione per cui continuo a dannarmi l'anima anno dopo anno, edizione dopo edizione, nel senso che ogni volta sono io il primo lettore, dice: ma questo film è veramente bello o no? E si rivede e si rifà la scheda. Questo regista ha fatto delle altre cose? Sì, ha fatto delle altre cose che magari non sono arrivate in Italia o non sono di facile reperimento, però adesso ci sono tanti modi per vederlo. E allora uno va a cercare, a guardare, cerca il documentario che non si trovava, cerca di trovare, come dire, di riempire le filmografie. In questa edizione abbiamo ampliato molto certe cose, quindi non è più soltanto una guida semplice, anche perché è piuttosto pesante, come dire, Umberto Eco, quando qualche anno fa avevamo presentato il dizionario, sosteneva che dovessi venderlo che dovessi regalare per ogni dizionario un tubetto di arnica, perché quando lo prendeva di fianco al dizionario gli si slogava perché pesava. Ecco, e pian piano è diventato così. Hai presentato il libro con Umberto Eco e sì. Poi con me? Sì. C'è qualcosa che non va allora. Sono onorata comunque di questa sostituzione. Vuoi dire a Vittorio per quale ragione qualche visione ulteriore del film ti ha fatto cambiare opinione sullo stesso?
primo, i film vanno rivisti, visti e rivisti. Come dire, non è che uno legge l'infinito la prima volta e poi non lo legge più. Le poesie si rileggono, i romanzi, se sono belli, si rileggono e i film si rivedono. E ogni volta che io sono, è un difetto professionale, ormai è un'ossessione, questa sì, ogni volta che vedo un film vado a vedere la scheda, se c'è già, se il film è, vado a vedere la scheda e dico, ma è giusta, bisognava dire qualcos'altro, i film sono come il vino, alcuni invecchiano bene, altri mica tanto. C'è qualche film in particolare sul quale hai cambiato completamente opinione col passare degli anni? Sì, ce ne sono tantissimi, non soltanto, prima lui citava Il conformista, come dire, sono piccoli giochini, 3 stelle, 4 stelle, così, ma non lo so, quando ho cominciato il dizionario, mi ricordo, come dire, Carlo Lizzani non era mai stato considerato un grande regista, era così un regista, un mestierante, dicevamo allora, eravamo più giovani. E La vita agra, nella prima edizione, mi sembra, era trattato abbastanza male, perché in generale era considerato così. Poi capita di rivederlo e ti accorgi che La vita agra, quello che non soltanto io, ma tantissimi non avevano capito, era un film, come dire, modernissimo, era uno dei pochi film che era stato capace di assorbire la lezione della Nouvelle Vague francese e di metterla in un film sottilmente e profondamente politico. Non sono tanti, durante all'inizio degli anni 60, non erano molti i registi che avevano capito che dietro l'euforia del boom si nascondevano molte trappole. Fellini con La dolce vita, prima di tutto e meglio di tutti, ma anche Bianciardi con La vita agra, ma anche Lizzani con questo film. E quindi lo vedi e il film è immediatamente cresciuto nel giudizio. Adesso ma ce ne sono tanti così di film che uno vede e dice porca miseria, non avevo capito, perché succede. Ti sei fatto un'idea dei tuoi lettori, che immagino siano molti appunto registi, attori, anche desiderosi di sapere cosa hai scritto di loro, poi degli appassionati immagino del cinema, cosa ti dicono le persone che incontri per strada del tuo lavoro? No, ma di solito diciamo il critico è un mestiere un po' solitario, non dovrebbe avere molti amici e non ne ha molti, cioè nel campo del cinema, perché poi un regista magari ti piace molto, poi fa un film che non ti piace e ti dispiace, però non è che puoi far finta che svicoli, quindi ti tocca dire che è brutto. In questo dizionario, in quest'ultima edizione, un regista che mi piace molto, che mi diverte molto, ha fatto un ultimo film molto brutto e l'ho anche scritto. Adesso mi tocca chiederti chi è. L'ultimo film di Verdone è proprio una grande delusione. Allora, stavamo dicendo. Però parliamo bene di Carlo Verdone, che è un grande. No, ma sicuro. Però gli è scappato. L'ultimo film l'ho anche scritto. Dispiace per Verdone, cioè nella scheda proprio c'è scritto. Però. E lui però l'ha letto, vero? No, non è ancora uscito. Oddio, non può saperlo. Lei ha consulenza gratis, ne fa, perché secondo me avrà bisogno. No, però la cosa. Ha bisogno Verdone o Mereghetti? No, Mereghetti, perdona. La cosa che. Verdone. Spesso mi incontro dei ragazzi giovani, perché non. Immagino che Verdone, quando lo incontrerò, farà finta di niente, perché secondo me lo sa che non ha fatto un gran film. Ma spesso incontro dei ragazzi giovani che mi dicono: ah, grazie, questo dizionario mi ha aiutato a capire il cinema. Questo è uno dei complimenti più belli che può. Cioè, non è soltanto appunto l'utilità, ma aiutare qualcuno a capire meglio quello che ha di fronte. Dai, dilla quella cosa che stavi dicendo. No, nel senso che dire, è sempre uscito in edizione cartacea, che è un problema, tutti mi dicono che dovrei fare l'app e probabilmente arriveremo a farla, perché ormai diventa, cioè se no diventa come la Treccani, cioè uno la mette dietro la scrivania e poi non la prende. Però è un odore buonissimo, la bellezza della carta è impareggiabile. Ma però il fascino è che tu su internet cerchi un film, lo trovi e quello lì è buonanotte.
E invece si apre il dizionario, come è successo a lui, che ha aperto il conformista e poi ha guardato la scheda dopo, confortorio, e dice: ma cos'è questo qua? Benvenuti alla pena. Ecco, io per primo, perché sono in questo sono un po' ciula, mi fermo, cioè cado nella trappola della curiosità, apro per cercare un film perché voglio vedere cosa ho scritto, perché mi servono, perché la memoria non ce l'ho più e quindi mi aiuta, e però leggo quella scheda che c'è prima, la scheda che c'è dopo. Secondo me è questo il bello, perché il cinema, come dire, sono 127 anni che esiste, se ho fatto bene i conti, e in 127 anni quanti film hanno fatto? Qualche, non lo so, come dire, numero in 200.000, chi lo sa. E però ogni volta scopri qualcosa di nuovo, scopri. In questa edizione abbiamo scoperto i film di abbiamo rivisto i film di Moritz Stiller su una piattaforma che di solito fa soltanto film fatti con l'algoritmo. Non sai cosa fai, cerchi e scopri che per un qualche strano rapporto commerciale la Cineteca danese, che ha restaurato i film di Stiller, che era un regista muto degli anni 20, gliel'ha venduti, non lo so perché. E però si trovavano dei film che erano dei capolavori, e zac, e uno fa la scheda nuova, rimette a posto Il tesoro di Arne, queste cose qua. Tra l'altro hai detto, uno va su internet, spesso in rete, a cercare informazioni, ma non è poi così attendibile quello che si trova. Questo è invece un lavoro che celebra anche l'attendibilità, la precisione delle fonti. Uno cerca, certo, poi però sbaglio a scrivere il tuo nome. Lo so, però, però è difficile. I miei genitori hanno esagerato, mi hanno chiamato Maria Giuseppina, non potevi sapere. E non solo Giuseppina. Prossima edizione correggiamo. No, è vero, vuol dire... uno cerca di essere il più giusto possibile, perché poi nel mondo del cinema ci sono tante tradizioni, tanti, come dire, si tramandano tante cose, e spesso si tramandano degli errori, si tramandano delle scene che non esistono. Ho rifatto The Tour, c'è una scena che non esiste, cioè nella vecchia edizione parlavo di una scena che non è come è stata era raccontata, ma tutti i manuali, tutti gli articoli citavano quella scena che era fatta in una maniera diversa. E poi appunto uno cerca correzione. Devo dire che quest'anno avevo una squadra di correttrici che mi mandavano i messaggi anche alle 3 di notte. E dicevo, però, sono presenti qua? Due sono presenti, sì. Se sono lì in terza fila, secondo me meritano un applauso, perché veramente hanno fatto, cioè, i nomi cinesi, come a cavolo si scrivono. Tanto, ma chi è che ti viene a rompere le palle per un nome scritto? Loro. Loro. Loro ti hanno dato una mano a non sbagliare. No, ma infatti sei molto generoso, ringrazio insomma tante persone, perché sicuramente questo è il frutto di un lavoro collettivo e anche un po' ossessivo, come diceva la psichiatra. Beh, sì, tu sei un po' così? È un po' ossessivo, sì. Sul cinema, sì, ahimè, sì. E pensi di esserlo solo sul cinema? No, forse no. Forse no. C'è qualche... Per le patologie più diffuse, lei sa quali sono, vuole dare dei suggerimenti di visione, così magari senza chiedere alla gente, se no è violazione della privacy, però scomodi quelle più diffuse, e suggerisca delle visioni che possono catarticamente accompagnare se stessi verso la notte. Perché questo cinema si guarda la notte. Allora, lasciando perdere le patologie, catarticamente verso la notte mi disporrei con un musical. Ieri sera ho rimesso su Cantando sotto la pioggia per la centesima volta. Quante mia moglie... stelle gli hai dato? 4, dovrebbe avere 6. Non c'è 6. Lo so, però le merita. Allora, a un certo momento c'era mia moglie che era in bagno, che stava struccandosi, che ha detto: vieni Orso, vieni. C'era la famosa scena di Singing in the Rain, lui sotto l'acqua. Cioè, uno rimane senza parole. E tua moglie cosa ti ha detto? Ancora Paolo, basta! Torna a studiare. No, le è piaciuto. Le è ripiaciuto. C'è un film che hai visto, c'è un record che hai indoor di visioni che hai battuto? Non le conto più.
quando ero molto piccolo Cenerentola l'avevo visto 15 volte, Cenerentola di Walt Disney, 15 volte almeno. E qual è il primo film che hai visto? Perché so qual è il suo, adesso ce ne parla, ma il tuo primo film da bambino? Ahimè, Biancaneve e i sette nani, un'angoscia, sono uscito... Mi hanno portato fuori dal cinema piangendo perché strillavo come un'aquila quando si presenta la strega con la mela e si capisce che, come dire, Biancaneve fa una brutta fine. Poi non sono stato dentro a vedere che arrivava il principe azzurro, ma... Stai zitto, che a me mi hanno portato a vedere Marcellino Pane e Vino quando ero piccola, le suore maledette, che uno non si riprende più da Marcellino Pane e Vino visto a 5 anni. Lei invece, sua madre lo portava a vedere un film quando era molto piccolo, chiedendosi se era adatto. Frequento. A Sanremo, ero a Sanremo, eravamo io sottoscritto, mia sorella e la mamma, e siamo andati a vedere Cabaret. Di Bob Fosse. Bello, c'è un altro... è il film che mi ha insegnato tantissime cose, è un film che amo moltissimo, però mi ricordo che a metà film, noi, di che anno è Cabaret? Del 72? Non me lo ricordo, cioè, ho fatto il dizionario, non mi ricordo come mi chiamo, scusa l'ho fatto apposta. Secondo me io ero sui... 73, dicono dalla platea, dicono 73. E che qua siamo tutti affetti da presbiopia, quindi non è che uno proprio lo prende in mano e lo consulta. Sì, perché poi... Perché poi non ci vedi, però... E comunque, insomma, 73, eravamo a Sanremo, quindi era giugno, luglio, quindi non avevo ancora 13 anni e mi ricordo che la mamma a un certo punto tra sé e sé disse... Se il papà sa che vi ho portato a vedere questo film, perché insomma era piuttosto intenso dal punto di vista... ma i 13 anni del 73 non sono mica quelli di oggi, eravamo bambinoni, però Cabaret mi ha aiutato a esserlo meno. Ma guarda, addirittura non è un paese per vecchi comunque, perché se non ci vedi questo... Questa... Cosa vuoi cercare? Cabaret! Ah, io, guarda, te lo cerca Paolo. Anche The Boyfriend è stato un altro grande musical. Gli parli bene Paolo The Boyfriend? Mica tanto, perché Ken Russell non lo ami moltissimo. Non è un grande... Perché poi il Mereghetti vuol dire anche sapere che certi registi magari che tu ami, lui non li ama, e quindi sei anche preparato a litigare un po' a distanza. Dagli attori è molto temuto, cioè quando si dice chissà cosa dirà, viene invitato all'anteprima, di solito mattutina, quindi... tu sai che lui scriverà prima che la gente vada al cinema, e qualcuno sceglie di andare al cinema che in base a quello che tu scrivi, hai capito? Vabbè, ma fate dei bei film, io scrivo bene. No, io non ho fatto film, però allora ha scritto anche di me, io non l'ho massacrata, tra l'altro facevo, cioè, ho fatto 8 pose, com'è che ti come sei... ti ho massacrato? Sì. Nego. Adesso... dopo la leggiamo quella scheda lì. Alla fine. Come si intitola? Ce l'ha lui. Sempre nella, si sta mangiando la pagina. A L. Per eliminare cose. Cabaret 3 stelle. Ah, bene. No, adesso cerca bene. Un fidanzato. No, scusami, cerca. Ah, no, ce l'ho io. Passione... Un fidanzato per mia moglie? Sì, un fidanzato per mia moglie. No, ne parlo bene. No, passione sinistra, dove io faccio un ruolo totalmente passione bagatellare. Sinistra. Bagatellare. Passione sinistra è come il confortorio, non si conosce. Io ho cercato, con il ragionamento che ha fatto lui, mi sono vista i colleghi vicini di cognome, e sono tutti sardi, perché c'è la U di mezzo che mi ha segnata. Passione selvaggia. Ecco, allora, c'è, intanto fatta, c'è, sto lavorando. Intanto c'è passione fatale, passione gitana, passione innocente, passione ribelle, passione selvaggia, passione senza regole, passione sinistra, 1,5. Ma vai avanti, vai sul finale e sottolineo che ho fatto 8 pose, 9. Allora, le ultime righe della scheda dicono: le battute sui luoghi comuni dell'essere progressisti sono scontate e i volti noti sono inseriti a forza per tirare il minutaggio micidiale e inutile la Cucciari. Ma scusami, ma Geppi, dovevi dirmi che era un fendente del genere, non l'avrei micidiale mai letto. È inutile, micidiale è inutile, la mia autobiografia. Però vedi che uomo retto. Ma vedi che donna, che nonostante questo sono venuta qua a presentargli ma il sì, lavoro. Vabbè, scusa. Dai.
Era nove anni fa. No, ma tra l'altro aveva ragione. Però... io l'ho visto, veramente, non l'ho scritto io, quindi poi prima purtroppo con questi belli incontri uno poteva aprire le dighe del se stesso più interno e dire quello che pensava. Adesso di pieno di telefoni, io non so mai cosa dire, se non dire quello che penso. E ti darei ragione, ecco, perché in effetti... io solo fatto un film ho fatto di cui sono particolarmente fiera, dell'Arbitro, scritto da Paolo Zucca, però la Maca è un film, no, però io l'ho solo scritto, che è l'uomo che cercava la luna, l'uomo che comprò la luna. Ah, sempre di Zucca? Sì, sì, però ne è scritto benino. Allora. Oh, vabbè. Sono quella micidiale inutile di prima, non sono cambiato. Due stelle. Vabbè, ma Geppi, non preoccuparti, su Lars von Trier ha detto molto peggio. Ma la Sfontriera non capisce l'italiano. E poi alla Sfontriera c'è cioè, la depressione. Melancolia, però. Però l'affronta con quel sollazzo. Vabbè, un'angoscia. Come devo superare questo trauma di essere stata stroncata dalla critica? Lo stai già superando, sei qui. No, vabbè, l'avevo superato anche allora, però comunque ma è giusto che tu faccia questo, cioè non devi fare sconti alla verità, alla tua verità, ed è per questo che ti amiamo così tanto. Quindi spero di fare un prossimo film e che tu sia felice di scrivere quello che dovrai scrivere, e so che nonostante questo scriverai quello che vorrai, ed è per questo che continuerò ad amarti. Grazie. Immagino che qualcuno qua abbia scoperto dei film grazie a quest'uomo, seguendo il ragionamento forse indicato dal dottore, dei vicini di Schedatura. A qualcuno è successo di aver scoperto un film grazie a lui? Lei non è lucida, non si ricorda, quindi... L'ultimo film che ha visto, grazie al fatto di averlo visto nel Mereghetti? Evasivo. È un rapporto simbiotico col Mereghetti, quindi uno a un certo punto non sa più cosa gli ha dato il Mereghetti, cosa ha dato lui leggendo il Mereghetti. È un cosmo che ti... Gli amanti del capolavoro assoluto. Posso dire una cosa? Prego. C'è un algido laggiù. Uno dei primi corsi che abbiamo seguito qui all'Anteo con Merighetti tanti anni fa, è stata, non so neanche quale fosse il film, ma al termine una signora per fondo ha fatto una domanda che era un po' un'obiezione, ma lei ci ha detto questo e quello, ma non ci ha dato il giudizio estetico su perché sarà bello. E lei ha risposto: se guardi signora, non entro neanche in questo. Io un film cerco se dice qualcosa di vero. Se dici qualcosa di vero mi piace, prenda l'aggettivo vero nell'accezione che vuole. Mi piace tantissimo questa risposta. Non se la ricordavo. Te la ricordavi? Come? Te la ricordavi questa risposta? No, però è vera. Questa non la... No, la risposta non me la ricordavo. Quante stelle diamo a questa risposta che hai dato? Almeno 4. 3,5, ma facciamo, non esageriamo. Quanto è stretto il rapporto tra i sogni che immagino tu esplori anche durante il tuo lavoro e il cinema? Beh, è più che stretto, per certi aspetti sono quasi la stessa cosa. C'è un'intervista a Fellini, che vabbè, insomma, è chiaramente il regista più onirico, in cui lui dice: andate al cinema, sedetevi nella poltrona, aspettate che si spengano le luci, addormentatevi e sognate il film, che è una cosa molto bella. Un sacco di gente si addormenta al cinema, sì, ma sì. Non credo con questo intento. Non con questo intento, però l'idea che il film è un'altra realtà in cui entrare, così esattamente come accade con il sogno, e tutti i grandi registi hanno usato, da Buñuel a Bergman a Tarkovsky, hanno parlato della dimensione onirica del sogno, anche perché molti processi narrativi del film, la condensazione, la simbolizzazione, sono processi narrativi che utilizzano le stesse parole che ha utilizzato Freud nell'interpretazione dei sogni per raccontare cose che avvengono nel sogno e possono avvenire solo nel cinema, cioè quella persona che non ha la faccia di tua madre, però sai che è tua madre, quella persona che è anche però un po' un gatto,
cioè ci sono Lynch, pensiamo a Mulholland Drive, che film totalmente onirico è. E quindi a me interessa l'aspetto onirico del sogno per nulla dal punto di vista interpretativo simbolico, quello vuol dire quell'altra cosa, che è anche l'aspetto del sogno che mi interessa meno, anche perché diventa poi una specie di quasi di smorfia, no? Mentre invece è molto interessante la dimensione di un altro mondo, un altro luogo che racconta però una verità che non sapresti raccontare altrimenti, e capisci che ti appartiene profondamente. Quindi da questo punto di vista, insomma, l'aspetto sognante del film è molto importante. Poi adesso, insomma, in questi anni, anche per ragioni oggettive, abbiamo visto tanto cinema nel TV, nel cellulare, e noi siamo più grandi di quello che guardiamo, mentre la magia del cinema dovrebbe essere che tu sei piccolo e quello che guardi è grande. Questa è un'altra delle cose che diceva Fellini, quando diceva che il avere trasportato lo schermo dove l'attore aveva occhi grandissimi, bocche grandissime ed era là lontano in qualche modo inarrivabile tra il frigorifero e un vaso di fiori, quindi con la televisione, era un grande torto fatto al cinema. Qua si apre un grande capitolo sulla fruizione domestica del cinema, sull'home video e via via fino a quell'altro cinema che sono le serie. Che è cinema o non è cinema? Non è cinema, è un'altra roba. Che è un'altra roba. Guardi le serie? No. Nessuna? No, ne ho vista qualcuna, Downton Abbey tutta, e anche i due film. Cos'è? Mio figlio mi ha fatto vedere Peaky Blinders, ma dopo due puntate ho mollato lì. Il problema delle serie è che dopo due volte è sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso giochino, è sempre le stesse battute, sono sempre gli stessi che tornano dietro. Per cui, e poi ho tanti film da vedere. Ma tanti film lunghi, perché se c'è un Oscar al montaggio ci sarà una ragione. Che ti ricordi quando i film duravano un'ora e mezza, a parte Lanzmann? Adesso perché i film durano tutti quanti due ore e mezza? Perché secondo me è proprio una delle colpe della serialità è proprio questa. La gente si aspetta tante storie, cioè che una storia vada avanti, continui a avere continui colpi di scena, e quindi la gente fa dei film sempre più lunghi che assomigliano a delle serie condensate. Peccato che il cinema sia un'altra cosa, non è... Poi ci sono delle eccezioni meravigliose, perché Fanny Alexander nasce... È uno dei tuoi film preferiti. Che è in assoluto uno dei miei film preferiti. Nasce come... in puntate per la televisione, mi sembra che dura scene da un matrimonio, però non sono le serie, cioè è proprio un'idea di cinema. Ma ai tempi mi ricordo, beh, a parte anche Aimat, ma anche Berlin Alexanderplatz, cioè sono del cinema che è prestato alla narrazione televisiva, ma non ha il meccanismo un po', diciamo, di addiction che ti dà la serie e di stimolazione. Anch'io non sono un grande amante delle serie, non ne vedo tante. Cosa le vedi? Come dire, chiami il mio agente, è divertente. Sì, però è un'altra esperienza, ecco, è un'altra esperienza. Sogno poco, diciamo, sogno poco. Sogno poco nella serie, l'onirico c'è poco. Tu il film dove li guardi? Hai un televisore grande? Sì, ho un televisore grande a casa e qualche volta mi tocca vederli lì. Se li vedo al cinema sono più contento. Adesso, diciamo, dopo i due anni di pandemia sono tornati a fare anche le proiezioni per la stampa, che prima ti mandavano a casa il link, adesso le fanno al cinema e preferisco. È ricominciato da poco questo? Beh sì, non da, diciamo, qualche mese, così grosso modo. Qual è l'ultimo film di cui ti sei innamorato? L'ultimo film, no, mi verrebbe da dire Un uomo tranquillo di John Ford, perché l'ho rivisto 27 volte durante la pandemia. Era il film che a casa nostra vedevamo di più. Ma con recentemente... almeno uno del cast vivo, cioè anche il montaggio, cioè uno, il truccatore, cioè uno, un film tra gli ultimi, quelli usciti in sala. Mi è piaciuto molto
Marx non può aspettare, Marx può aspettare di Bellocchio, mi è piaciuto Ora rido io di Martone, mi è piaciuto È stata la mano di Dio di Sorrentino, mi è piaciuto Arria ferma di proprio non sono fin da innamorarsi. E infatti ieri sera che volevo innamorarmi ho rimesso su Cantando sotto la pioggia. Cos'è che manca a questi film per generare in te quella passione? Manca un po' la leggerezza, manca un po' la voglia di prenderti per mano e di portarti in un mondo che non è soltanto quello del regista, ma è un mondo con cui la gente è disposta, con cui sei disposto a condividere di più. Ecco, come dire, è qualcosa di strano. E questo da quando è cambiato? È bella domanda, da quando? Sicuramente le Nouvelle Vague non hanno aiutato questa cosa. In generale le Nouvelle Vague ti hanno reso più conscio di quello che facevi, ti hanno fatto capire meglio il meccanismo del cinema, però ti hanno rubato un pochettino di sogno. Ecco. Continuo a pensare che il cinema degli anni classici, 30, 40, 50, grosso modo, cioè un dollaro d'onore, uno... Non c'è più un western che sa raccontare le cose così. Li fanno ancora i western? Sì, no, li fanno, ogni tanto ne fanno ancora. Anche belli, sì, perché sì. Per esempio quello... per esempio, come si chiama? Sisters, quel western. Ah, quello Sisters, quello, Sisters. Quello di francese, di odiare i fratelli Sister, fratelli Sister era molto bello. C'è una consulente terza fila che sì. Fratelli Sister, comunque no, sì, ci sono, certo, dei film belli, diciamo, però dal punto di vista dell'esperienza di vedere un film innamorandosi, effettivamente devi in qualche modo risalire a un cinema come anche Douglas Sirk, per dire, il grande Melò. Con il 68 e con gli anni 70 è cambiato il modo di vedere il cinema, è più consapevole, è più critico. Poi succedono delle cose, per esempio Truffaut invece per me rientra in pieno nel cinema di cui ci si innamora, però poi le costruzioni insomma sono un po'... No, ci sono stati dei film, cioè E.T. per esempio è un film che ti fa innamorare. E mi dicevi che questo Spielberg nuovo è pazzesco. Ah, questo Spielberg nuovo è decisamente bello e ha 5 minuti finali che sono veramente da piangere, tanto sono divertenti, perché lui va da un regista e questo regista gli insegna, ma che spoiler! Ma state scherzando? Scusate, alla fine dell'Odissea cosa succede? Cioè non rompete le palle con lo spoiler, i film si vedono, cioè il bello del film è vederlo la terza volta, quando sai a memoria tutte le battute, porca miseria. Comunque, alla fine, lui va da un regista e questo regista gli fa una lezione di cinema. E il bello è la lezione di cinema, non che lui va lì. Non era un giallo, tra l'altro, il film di Steven Spielberg. Siete un pubblico molto atteso. Il giovane Nau vuole fare una domanda. Prima parlava del fatto che c'è poca leggerezza. L'ultimo di un regista che non ho mai sentito. Lico Rispizza, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, scusami. Paul Thomas Anderson è una delle punte del cinema adesso, però anche Il filo nascosto, che come dire, è di una bellezza, però poi alla fine pensi alla stessa scena di David Lean in un film e ti sembra che quello nascosto è quello dei funghi? Sì, quello dei funghi. Quello che lei prepara i funghi e lui... Su questo, dottore, ci sarebbe da fare una piccola seduta collettiva. Lì abbiamo dato parecchio su quel film. Su quel film molto? Sì. No, ma è proprio... Il problema vero è che forse non siamo più disposti a sognare, ecco. Forse anche questo, non siamo più disposti a lasciarci andare a sognare. Bisogna un po' credere.
Cioè ci sono dei film che non finiscono quando finisce il film. Esatto. E che continuano dentro di te e nel tuo, anche nelle urla della solitudine che hai dentro. Tipo Truffaut, cioè, questi sono film pesanti che continuano. Certo. E ti provocano anche un po' di... Però è un cinema questo, secondo me. Non è il cinema. Oppure... Ma... È... Certo che no. Non è tutto il cioè, cinema, ci sono, tante sono cose. Dei grandissimi film che non ti fanno questo effetto. Magari invece sono dei film appunto che ti spingono più a... Però sull'isola abbandonata cosa ti porti? Ti porti Godard o ti porti Truffaut? Ti porti Douglas Sirk o ti porti... Sicuramente. Però per esempio Fellini lo porto, Pasolini qualcosa lo porto. Qualcosa. Su questo io sono più... Però Fellini è più amaro a volte che angosciante. Cioè, a me sembra di una cosa che ho penso che i film comici e leggeri finiscono nel momento in cui finiscono, mentre questi altri non finiscono. No, certo. Ma, per esempio Barry Lyndon è un film così. Ma per esempio Kubrick è un regista immenso, ma è un regista con cui fai fatica a dire abbracciarlo. C'è qualcosa, è troppo intelligente. Troppo intelligente. Non è quel poi, cinema là. Cioè, esatto. Cioè, poi figurati, Barry Lyndon lo rivedi, Dottor Stranamore, tutti li rivedi. Però è un cinema tutti quattro stelle, tanto per capire. Però ci sono i film a 5 stelle e lì Kubrick, i film a 5 stelle c'è Un dollaro d'onore, Cantando sotto la pioggia, c'è A qualcuno piace caldo, L'appartamento. L'appartamento che è uno dei tuoi preferiti. L'appartamento, Amore tra le rovine, che non ha visto nessuno. Che sempre quello. Amore tra le rovine, c'è Laurence Olivier e Katharine Hepburn. Vecchi così, una storia d'amore trionfale. Comunque devo dire che è toccante la passione con cui parli dei film che ami. Vuol dire che anche hai avuto il privilegio di fare il lavoro che volevi. Sì, questo è vero. Questo è vero. E qual è l'ultimo film a cui hai dato 5 stelle? 5 stelle, forse sì, Hitchcock. Non lo so, chi darei 5 stelle? Dei film nuovi? Dei film nuovi nessuno. Neanche Licorice Pizza, che è bello, figurati, ma non è da 5 stelle. No, non è da 5 stelle. A Venezia abbiamo visto un film molto bello che è questo Saint-Omer. Mi è piaciuto moltissimo. Sì, anche a me esce adesso, fra settimana prossima, così. Però no, non è certamente... Dopo devi vedere 3 volte Notting Hill per tirare sul morale, perché se no solo Saint-Omer ti viene... Comunque, insomma, vedi... Il cinema, quello appunto cosiddetto impegnato, a un certo punto lo lasci un po' andare per il cinema d'amore e di sognante, la no, grande... Dire, uno, ecco, nel dizionario uno cerca di essere corretto e quindi dire che un film magari è impegnativo, ma che però vale la pena, è importante, così non c'è, vuol dire, non ci sono i film divertenti e i film pesanti dall'altra parte. Però è vero che come spettatore uno ha diritto di avere delle passioni. Sì. Ma chi è che diceva? Del Suzala quante stelle hai dato? Del Suzala 4. 4, 4. Del Suzala potrebbe anche essere 5, un film ma da 5. Ma siamo all'edizione, ne vediamo. Un film da 5. No, perché, ecco, per esempio, quello è un film che io ho guardato il muro per un paio di giorni dopo che l'ho visto. Cioè, perché continuavo a pensare cosa sarei potuto fare per evitare quella deriva e non mi sono mai dato una risposta. Tu te la sei data? No. Però quel cinema è inevitabile. Ragazzi, quello è... C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Ah, il Merighetti o il Ingiardi? No, oggi non... Li abbiamo spaventati. Dal posto, eh? Prego. Paul Thomas Anderson mi piace molto, per esempio.
Tra gli italiani, Di Costanzo è un regista che mi sembra abbia sempre delle cose che mi dice, aria ferma, è l'ultimo film che ha fatto. Però, come dire, con gli anni ho imparato che sono importanti i film, non tanto chi li fa, nel senso che poi uno ritrova certe cose comuni in una serie di film dello stesso regista, ma parto sempre dal film, non parto mai dal nome del regista, nel senso che il film è quella cosa che mi piace, non piace, mi affascina, ci sono quelli, come dire, in Italia c'è tutta una schiera di fan di Tarantino, qualsiasi cosa Tarantino faccia è sicuramente un capolavoro. Io non sono di quella scuola lì, nel senso che ci sono dei film di Tarantino che mi piacciono e degli altri che mi piacciono meno. E non è che siccome di Tarantino è bello o siccome di Tarantino è brutto. Cerco di andare a vederlo e poi sbaglierò, do il mio giudizio ogni volta. Ecco. Ma certo, Paul Thomas Anderson è un regista che da un po' di tempo non ne sbaglia uno e quindi sono portato a aspettare con molta ansia il suo prossimo film, ma anche Martone, per fare un nome, mi piace molto. Poi, come dire, non sempre gli ultimi due li ha azzeccati, ecco, però appunto li ha azzeccati, magari prima ne aveva fatto uno che era un pochettino meno, adesso non sto qui a pensare, però c'è, cioè, chi non ha mai sbagliato un film? Chaplin, forse Billy Wilder, Hitchcock. Sì, Hitchcock, sì. Gli ultimi Hitchcock, però, ragazzi, erano un po', non erano proprio, no, nel senso che quelli che non hanno mai sbagliato un film. Kubrick non ha mai sbagliato un film, però fatti pochi. Però Lubitsch. Ecco, Lubitsch. Max of Fools. Sì. Ma io non vado matto per Max Ophüls, posso dirlo? Perché fa troppi movimenti qua di macchina. Fa arrabbiare la Giuseppina Mannin, grande fan di Max Ophüls. Fa troppi movimenti di macchina Max Ophüls, secondo me. Alla fine... Chi è una grande fan? Giuseppina Mannin, eccola là. Collega di Corriere di... Giuseppina, vuoi dire qualcosa in difesa? Visto che lui non c'è. Lola Montes, ma il bello del cinema è questo, come dire, che tu ti fai sorprendere da quello che vedi, ti fai sorprendere se vale la pena, gli dai il cuore in mano, se non vale la pena no. Come ci ha sorpreso, per esempio, pur dopo una serie di capolavori e anche invece alcuni meno riusciti, l'ultimo Scorsese. Beh, quella, come si chiama? The Irishman. Quello con gli attori che invecchiano. Sì, Irishman. Io, ecco, quello è stato sorprendente perché pur venendo da Scorsese hai detto, beh, io non mi immaginavo che a questo punto facesse un film del genere. E quello è un film pazzesco, è un film meraviglioso. Paolo, dici che non c'è neanche in Europa un'opera come questa? Che sappia io no. Non esiste neanche in Europa, cioè, diciamo che l'editoria europea l'ho abbastanza sotto controllo e secondo me non esiste uno che abbia tutte queste, ci sono dei repertori con delle schede interessanti così, però un'opera così no, devo dire sono abbastanza orgoglioso, posso dire che sono orgoglioso? E infatti nel libro ci sono poche parole, insomma, nell'introduzione, ma tutte molto preziose, dici il risultato è una specie di compendio enciclopedico semplice e tentativamente esaustivo, sempre più vicino alla bussola, capace di orientare in una navigazione tra mille destinazioni e dentro mille correnti, con l'ambizione di indicare sempre la via del cinema, anche quando in molti sembrano volersi incaricare di nasconderla o cancellarla. Fuori i nomi. Beh,
Netflix, Amazon. Non no, Mubi però. No, non Mubi. Mubi ci piace. No, Mubi ci piace. No. No, nel senso che, come dire, la logica delle piattaforme che ci ha messo a disposizione tantissimi film. Prima citavo i film di Morris Stiller che uno non mai avrebbe trovati sotto mano, però hanno anche imposto un modo di fare cinema, perché l'algoritmo, perché loro devono bombardare l'abbonato dicendo tutti i giorni ti mando qualcosa, guarda me, che ogni giorno c'è un film nuovo con un attore famoso, cose di questo genere, e alla fine finisce che quel tipo di cinema ti rovina gli occhi, perché a guardare brutti film ti si rovinano gli occhi. È vero. È vero, io ho dei collaboratori che rischiano perché vedono troppi brutti film, poi ogni tanto tiro le redini e li faccio tornare sulla giusta strada, ma se no loro mi vedrebbero troppi film brutti. Ma tutti questi film, invece, questi film, quelli che eravamo anche belli invisibili, dove si trovano? Cioè, non è così facile trovare alcuni di questi? No, però, guarda, tutti i film li abbiamo visti, quindi vuol dire che sono film che si trovano sulle piattaforme, magari poi spariscono dopo un po', ma perché gli abbonamenti sono fatti così, però si trovano in DVD, all'estero escono tanti DVD, in Francia escono dei DVD molto interessanti, che uno non penserebbe neanche. I festival, ci sono dei festival, il Festival del Cinema Muto di Pordenone, dove non il si è mai andato. Il cinema muto di Pordenone. Solo film muti. Che strano che non sia mai andata, veramente. Veramente, chi non si capisce perché. Ragazzi, tutti a Pordenone. Esatto. Oppure, peraltro, lì hanno fatto un po' di anni fa, credo 5 o 6, un bellissimo film muto dei primi esperimenti di Basaglia con i pazienti a Trieste. Parla con bellissimo. Guarda, bene. Si commuove. Bellissimo. Bellissimo. Poi non so, festival straziante. E anche poetico, però. Poi il Festival del Cinema Ritrovato a Bologna, dove le cineteche di tutto il mondo presentano il meglio dei loro restauri. E tu, di solito ai festival, il problema è che vedi un bel film e ne vedi 5 che valgono poco e 8 che sono dei bidoni. Lì invece al cinema ritrovato solo capolavori, o quasi, quindi tanta roba. Come quindi dico. Allora Pordenone, Bologna. Bologna va fatto, poi non so, c'è Lione, la stessa roba, poi bisogna frequentare le cineteche. Beh, anche piccoli cinema, anche qua a Milano, alcuni, uno aderisce proprio alla programmazione del cinema e vai a vedere quello che tu non sai neanche che vedrai. No, certo, è così, uno, ma i film si vedono più o meno, poi su YouTube ogni tanto si vedono delle cose strane, magari non in copie perfette, però si chiama pirateria. Sì. No, YouTube no, non si chiama pirateria. Ah, cioè, no, non quelle YouTube copie al contrario. No, perché ci sono anche quelle, già lo sai, le avrei viste anche quelle. Comunque, c'è qualcuno che vuole interagire? O avete una vita a cui tornare? O vi siete affezionati? Sì, fra un po' dobbiamo cominciare, c'è un film anche dopo. Perché c'è un film, mi è stato detto. Esatto, dopo che film c'è? Brutto? Se è brutto no, rimaniamo. Non so, spero di no. Forse è Bones and All, l'avete visto Bones and All? Sì. Non l'hai visto Venezia, quello di Guadagnino? Ma certo, sì, no, ah. Bones and All. No, sì, no, facevo francese a scuola. Non avevo capito, che sono sordo. Ah, ma la capisco. L'ho visto a Milano, non l'ho visto a Venezia, l'ho visto l'altra sera all'Odeon e non mi aspettavo, mi è piaciuto. Quante stelle gli darai? Non c'è, ma diciamo c'è un dibattito aperto tra i collaboratori. Io no, 2,5 direi. Ah. Non so, però c'è. I collaboratori sono più generosi? O più no, qualcuno è più cattivo. Ci stiamo, cioè, sono film anche, come dire, il bello del dizionario. E anche che hai un po' di tempo per pensare. Vedi il film, ci pensi, magari lo rivedi. Dici, ma sì, poi provi a scrivere, viene una scheda, cioè, è questo qui il discorso del dizionario ogni volta. Dei film recenti che hai recensito, insomma, sulla stampa, dopo la recensione per il dizionario è una riduzione o riscrivi con un altro linguaggio? No, le riscrivo in maniera diversa. Devo dire che quando scrivo per il Corriere cerco
se possibile, di essere un po' più generoso, nel senso che vorrei invitare la gente ad andare al cinema e quindi mediamente cerco dei film che siano, che abbiano delle qualità, ecco. E però poi cerco di mettere in evidenza soprattutto le qualità di quel film, perché mi sembra giusto, come dire, se riesco a convincere la gente ad andare al cinema, sono contento. Quanti film si fanno in Italia all'anno? Pochi, comunque. In Italia se ne fanno troppi, ultimamente se ne fanno intorno ai... negli ultimi due anni se ne sono fatti intorno ai 500 per anno. Di questi film, e però... li fanno tutti gli stessi. No, di questi film, però, diciamo che 250-300 escono. Hanno un qualche tipo di visibilità, gli altri non ce l'hanno quasi, ma non ce l'hanno. Non arrivano neanche nelle sale? No, no, assolutamente, nelle sale molto, molto meno. C'è qualche film che hai visto che ti è proprio dispiaciuto non vedere arrivare in sala di recente? Così magari ce lo andiamo a cercare e poniamo rimedio noi. Non... Boh, i film che vale la pena di vedere li ho visti tutti in sala. Ah. Che non, sì, cerco di vederli in sala, perché diciamo che ai festival spesso si riescono a vedere i film e si vengono proiettati come, come Dio comanda, ecco, ai festival, sì, poi magari finiscono velocemente sui in streaming e cose di questo genere, però Princess è un film italiano interessante, quello, sì. In sala. È un film Princess, è quello di Roberto De Paoli, l'opera seconda di Roberto De Paoli. De Paoli, dopo Cuori puri. È un film scritto insieme a un gruppo di prostitute nigeriane che raccontano la loro storia e la loro attività in questa specie di bosco stranissimo che c'è tra la Dispoli e Ostia. Ed è un film al tempo stesso fiabesco, ma anche estremamente duro dal punto di vista della realtà sociale, come anche però la cosa bella di questo film è che non c'ha mai un giudizio morale, no. Nel senso che non vuole condannare o assolvere o dire no, niente, è entrato nella loro testa perché ci ha lavorato due anni con queste ragazze e racconta. Certi momenti sono di un'ingenuità che ti chiedi come faccia, altri momenti ti sembrano di un cinismo fin troppo duro. È un film, certo, non è uno di quei film che poi esci e dici perbacco, no, che bella, cioè, la vita. Però ecco, per riprendere... Poi tocca vedere L'uomo tranquillo. Per riprendere, esatto, il discorso di prima, ecco, quello è un film che sicuramente farò vedere ai miei studenti per ragionare su che cos'è un'esperienza traumatica, un'esperienza dissociativa. C'è questo momento in cui questa ragazza che si prostituisce dice che il suo corpo non sente niente perché, come per magia, le sensazioni corporee le sente una ragazza che è in Nigeria ma che non è consapevole che quello che sta provando è legato alla sua esperienza di prostituzione in Italia, per cui racconta di una dissociazione tra quello che stai vivendo in quel momento e un corpo che non sta sentendo niente, che è l'unico modo per difendersi. Tant'è vero che il momento poi più importante, anche più straziante del film, è quando invece si inizia a instaurare con un cliente qualche cosa che può assomigliare a un accudimento, a un legame reciprocamente, e lei lì non regge il peso della situazione, perché in quel momento è costretta a riunire, non a separare, e questo è una difficoltà psicologica molto forte, si infrange il meccanismo che la sostiene, che è la dissociazione. Ecco, anche da un punto di vista, proprio l'esempio che facevo prima, no? Di raccontare delle storie che aiutano chi ascolterà anche delle storie simili per lavoro, il cinema è un grande maestro in questo. L'ultimo film di cui hai scritto nella tua rubrica? Credo proprio Bones and All, che esce il prossimo venerdì. E poi quanti palline gli hai dato? Non do palline. Perché non posso. Nel tuo cuore? Nel mio cuore 3. Ma qual è il massimo? Nel mio cuore 5. Ah. No, come te? Per me 4. Lui 4. Un'altra cosa che non possiamo salutarci senza dire del Mereghetti e le due persone a cui l'hai dedicato. Anche perché una delle due era un mio grande amico, sono due grandi
maestri della critica, grandi amanti del cinema, sono Claudio Carraba e Vieri Razzini. Vieri è morto quest'anno. Sì, veramente, mi manca, Vieri mi ha molto, anche Claudio era un amico con cui litigavamo spesso, ma Vieri veramente ha aiutato tanti a amare il cinema, con le rassegne, in televisione prima, poi con i DVD che faceva, e poi no. Cosa si può fare secondo te di più per far amare il cinema? A chi non lo frequenta già? Bisogna farglielo vedere, bisogna tra virgolette fargli vedere le cose, ai ragazzi giovani, tra virgolette costringerli a vedere, perché poi quando li vedono li amano. Chi ha dei figli giovani per esempio, come suggeriresti di approcciare? Io i miei, che adesso sono un po' meno giovani, ma ho cominciato a fargli vedere La febbre dell'oro di Chaplin, a fargli vedere Un dollaro d'onore, a fargli vedere queste cose. Qualche semino spero di averlo. Tra i film più leggeri, anche comici, qual è quello che... Beh, La febbre dell'oro è inarrivabile, meglio di Tempi moderni, perché La febbre dell'oro è uno dei momenti più alti poi... Blues Brothers a casa è un must. Quello che fa allegria, sì. Blues Brothers, sì. Peccato che loro preferiscono Animal House, perché è molto, fanno molte più porcate e si divertono di più. Comunque, concludo la frase con cui chiudi l'introduzione, dicendo che io continuo a credere che quella strada, quella verso la tutela del cinema e la protezione della via del cinema ci sia ancora, e che molti vogliono ancora seguirla anche grazie a questo dizionario. Ci spero, l'è fatto per quello, questo dizionario è fatto per quello, per aiutare la gente ad amare il cinema, spero almeno. Grazie Paolo Merighetti, grazie Vittorio Ningiardi, grazie a voi per essere intervenuti. Grazie a Geppi, che grazie. Scusa per le battute cattive. Inutile e micidiale. Comunque micidiale mi piace. Va bene. Ciao.